you oh, say Grazie a te, anche oggi siamo insieme e vogliamo ringraziare Dio veramente con tutto il cuore, vogliamo metterci insieme e di pare sentimento cercare il Signore, continuare a confidare nel Signore, sempre, sempre, sempre. Voglio ricordarti stamattina, non so se la regia ha l'immagine del calendario, perché la settimana prossima Dio piacendo. Arriveranno i calendari per il 2025. Allora è buono sapere che tu li puoi avere, li puoi ricevere. Se hai qualche missione che li vuoi spedire a qualche amico, in qualche, qualche missionario, dovunque senti, mandaci l'indirizzo e noi glieli mandiamo. Così possiamo distribuire la parola di Dio in ogni direzione. E sono molto utili. Un pacco da 100, costa 100 euro compreso di trasporto. Sono 365 meditazioni. Voglio dirti, prendili magari con le sorelle, vi mettete due o tre sorelle insieme, due o tre fratelli insieme nella chiesa. Ne prendete un pacco, in modo che avete a disposizione tutto quello che vi serve. Ordinateli prima possibile perché sotto Natale, a partire da novembre in poi, gli spedizionieri hanno difficoltà, cominciano a rallentare le stesse poste, hanno più lavoro per i regali di Natale e così cominciano a trascurare e si crea confusione facilmente. Quelli che devono andare in Sardegna li portano in Sicilia e quelli che devono portare in Sicilia li portano in Sardegna. Perciò anticipiamo intelligentemente, adesso che si lavora meno, che così ci arrivano e li abbiamo già portati di mano per qualche amico che li dobbiamo distribuire. Se sei all'estero lo puoi fare, noi ti mandiamo... Dovunque tu ci mandi, se li devi mandare in Italia a qualche duno, se vuoi contribuire per qualche missione che desideri evangelizzare l'Italia, anche se sei all'estero, ci fai l'ordine e noi li mandiamo a chi tu ci dici. Se hai qualche missionario, se hai qualche missione, qualche fratello che desideri fargli... Un regalo per evangelizzare li puoi ordinare, e noi gli mandiamo, Il numero di telefono è 0975 37 22 10, però trovi sempre il modo dove, se vai sul sito, trovi sempre punti di comunicazione dove si può collaborare. C'è anche 328 873 7893, chi chiama dall'estero, fai una foto sulla tv, devi fare più 39, lo vogliamo ripetere, c'è anche il numero normale fisso, 0 più, più 39, 328 873 7893, oppure 0975 37.

Eccoli, sono arrivati. Grazie alla regia, sono bellissimi. C'è anche quello del calendario per l'ufficio. Non fartelo mancare da metterlo nell'ufficio. Sono 365 meditazioni: li puoi ordinare e puoi anche attivare. Puoi andare sul sito e fai l'ordine, benissimo, allora. Signore ci voglia parlare, benedire e aiutare in questa bella opera che portiamo avanti. Ti voglio anche ricordare se puoi, nel limite delle tue possibilità, sostenere questa opera, anche perché dobbiamo pagare 110.000 calendari che abbiamo fatto e beh, dobbiamo anticiparli. Quello che puoi, nel limite delle tue possibilità, per sostenere questa opera. Ebbene, vogliamo pregare il Signore, perché comunque Lui è il nostro rifugio, sempre, sempre, sempre. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a Te questa mattina ancora, perché vogliamo entrare in Te, nel Tuo rifugio. La Tua parola ci dice che Tu sei il nostro rifugio per tutti. Per la mente, per l'anima, per lo spirito, per il corpo, per la nostra casa, per la nostra famiglia, per i nostri familiari, per le cose che facciamo. Signore, un rifugio meglio di te non esiste e noi vogliamo venire a te questa mattina con tutto il cuore. Mettici di pari sentimento nel voler cercare la tua presenza. Amen. 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 Benedetto sia il Signore. Ebbene, il messaggio di questa mattina dice, il Signore ti preserverà da ogni male, il Signore ti preserverà da ogni male. Questo lo possiamo leggere nel Salmo 121 verso 7. Gloria sia resa al Signore. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli ti proteggerà. Egli proteggerà l'anima tua. A primo acchitto, così come vediamo, dà l'impressione che è un provvedimento, un rifugio per la nostra quotidianità. Invece non è così. Se leggiamo il prossimo verso, il verso 8, troviamo che è anche il rifugio per tutta l'eternità, per sempre. Leggiamoli tutti e due, così comprendiamo quale grande rifugio abbiamo. Il Signore ti proteggerà. Il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, qui siamo sulla terra. Poi ci trasferisce nell'eternità e dice: ora e sempre, quel sempre. Vuol dire sempre. Possiamo ripetere per tutta l'eternità, sempre, 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 vuol dire sempre. <ride> Come quelli che dicono per tutto, per tutto, per tutto. Una volta detto tutto abbiamo detto tutto, invece noi vogliamo dire più volte per dire che vogliamo dire tutto l'anima tua. In Giovanni 17,15 troviamo Gesù che prega il Padre per noi e dice, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Mm. Noi nel naturale vediamo come dobbiamo ripararci, difenderci? Stiamo attenti dove mettiamo i piedi per non cadere se qualcuno ci attacca, davanti, di dietro. Cerchiamo di cavarcela, per così dire. Stiamo attenti dove mettiamo i piedi. Ma qui Gesù dice: preservali dal maligno. Vuol dire da Satana, dalle forze invisibili malvagie. Gesù l'ha vinto, ma dobbiamo sapere che lui non si ferma, ma che tu li preservi dal maligno. Gesù sulla croce l'ha vinto, ma noi dobbiamo sapere che dobbiamo stare attenti perché lui non si ferma mai. E infatti, in Primo Pietro, capitolo 5, verso 8, leggiamo: Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa Divorare. Beh, allora Dio ci preserva. Gesù prega, dicendo: Preservali dal maligno. Potremmo stare tranquilli, dormire a quattro cuscini. Non è così. La parola del Signore nel suo insieme ci dà una panoramica chiara. Qui dice che dobbiamo stare attenti perché è come un leone ruggente, cercando chi possa divorare, perché queste forze del maligno sono così forti, sono invisibili, però fanno male e noi dobbiamo vegliare stare attenti. Apriamo gli occhi, non solo gli occhi fisici, perché gli occhi fisici ci aiutano a vedere dove possiamo mettere, come dobbiamo mettere i piedi, come dobbiamo evitare gli ostacoli, ma abbiamo bisogno di vedere più in profondità. Abbiamo bisogno di vedere con gli occhi spirituali che Restino, che restiamo o restino sempre in uno stato di luce per vedere, perché se andiamo nelle tenebre non vediamo più. E infatti in Efesini, leggiamo Efesini 1.18, dice così. Che Egli illumini gli occhi del vostro cuore. Ah, ah, allora abbiamo anche altri occhi affinché sappiate a quale speranza ci ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i Santi. Allora abbiamo bisogno costantemente di avere gli occhi aperti, guardare con attenzione la grande eredità che Dio ci ha dato, così veniamo attratti da questi grandi valori che attraggono il nostro cuore e cominciamo a comprendere che le cose di questo mondo sono molto inferiori e che non vale la pena disperge, disperderci perché qui finisce tutto. E lì continua sempre. Rileggiamo questo verso. Così cominciamo a distinguere i veri valori della nostra esistenza e nella nostra vita. Egli illumini gli occhi del nostro cuore affinché sappiamo a quale speranza ci ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria, della sua eredità che ci riserva tra i santi. Qui per mantenere un cuore e una mente illuminata, per essere attratti dalle cose celesti e per ricevere potenza di mantenere questa posizione, di mantenere sempre gli occhi del cuore lubrificati. Leggiamo il verso 19. Signore aiutaci questa mattina. Il verso 19 dice così. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Paolo ci dà la chiave per sapere come possiamo restare sempre con gli occhi lubrificati, svegli, comprendere, non questi della, della vista naturale, quelli della vista spirituale. Nel verso 16 ci dice come si fa. Leggiamolo. Signore, tu sei grande, non smetto mai. Di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Non smetto mai. Allora, la chiave per mantenere gli occhi del cuore aperti, e per vedere sempre quello che il Signore ci ha riservato e cosa è la ricchezza che noi abbiamo. Leggiamo il verso 16 fino al 19. Così acquisiamo il concetto di quanto è meraviglioso il Signore e che eredità ci ha riservato. Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Questo è il metodo che dobbiamo usare. Dio ci preserva, come abbiamo letto. Il Salmo 121 verso 7 dice, il Signore ti preserva da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Gesù intercede per noi. Nel capitolo 17, verso 15 dice Gesù di Giovanni, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Grazie Signore. In Ebrei 7:25 Gesù continua a pregare per noi anche adesso mentre siamo insieme. Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per noi. Grazie Signore. Ma tutto questo non vuol dire che noi possiamo dormire. Chiaro? Non sonnecchiare, sorella, non sonnecchiare, fratello. Ma questo non ci dice che possiamo dormire. Noi, quando leggiamo la parola del Signore, dobbiamo assimilarla così com'è, in tutto il complesso di quello che essa dice. Non possiamo prendere un verso senza tener conto dell'altro, perché è tutta completa. Nei Proverbi, nel capitolo 24, verso 33, dice così: Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. Questo. Questo, questo, questo capitolo, il capitolo 24, è un capitolo lungo, bellissimo. Se hai la possibilità di leggerlo dopo, leggilo, perché da tanti ogni verso è un consiglio utile per mantenere quella sobrietà che noi abbiamo bisogno. Proverbi 24. Ricordati, se hai dove mettere gli appunti e ti consiglio di farlo sempre, perché così qualche verso che ti parla lo puoi cercare, se no dopo non ti ricordi più dov'è. Eh, se non hai familiarità con la Bibbia, vai a cercare nell'Apocalisse quello che è nella Genesi. Perciò ti consiglio tutte le volte di avere un blocchetto. Un pezzo di carta, sempre, sempre, perché a volte ci sono dei versi che sono come nuovi, ci parlano. Ti raccomando, mantieni sempre questa posizione quando ti siedi per restare insieme così a caso dove ti trovi, mantieni sempre la penna, un blocchetto o un foglio. Così dopo Primo momento che hai disponibile vai a leggerlo, ti raccomando. Questo capitolo, il capitolo 24 dei Proverbi, è meraviglioso, dà tanti consigli utili. Questo è un lungo capitolo che ci accompagna con precetti utili, ma ci fa comprendere che lo Spirito Santo. Condanna la pigrizia. Dio ci parla che la pigrizia non funziona. Prende esempi naturali per farci comprendere la parte spirituale. Dà l'esempio, dà con l'esempio del campo, che è la figura del nostro cuore che dobbiamo prendere. Far crescere il seme della parola di Dio e coltivarla, dargli spazio e togliere le zizzanie. Prende l'esempio del coltivatore. Noi sappiamo che il seme è la parola di Dio, come dice in Luca 8, 11. Il seme è la parola di Dio che scende nel nostro cuore, vedi il seme è la parola di Dio. Il campo è il nostro cuore. Ora noi per desiderare che la parola attecchisca nella nostra vita, venga fecondata dallo Spirito Santo, dobbiamo preparare un terreno morbido, umile che riceve la parola e subito attecchisce, perciò ci vuole una preparazione. Qui nei Proverbi il Signore usa il campo visibile per farci comprendere il nostro cuore. Perché, se vediamo un bel campo coltivato, Vediamo che si distingue da quello a fianco che è lo stesso terreno, solo uno è pieno di granone per esempio, che sono allineati in un modo bellissimo con questo caldo che fa, li vedi scuri, pieni di forza, mentre a fianco un campo che non è coltivato per pigrizia del proprietario è pieno di spine. E qui prende questa... Questo esempio per farci comprendere che il nostro cuore, se dormiamo, si riempie di spine e triboli e poi stiamo male noi. Leggiamolo come lo spiega bene, dal verso 30 al verso 32. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, le spine vi crescevano dappertutto, i rovine coprivano il suolo, e il muro di cinta era in rovina. Verso 32. Il nostro cuore, se siamo pigri, può essere così. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Nel verso 33 ci spiega qual è la lezione che noi dobbiamo prendere questa mattina. Dormire un po', sonnecchiare un po' incrociare un po' le mani per riposare qui condanna la <ride> no, non lo mettere ancora qui condanna lo Spirito Santo abbiamo detto condanna la pigrizia perché sono risultati scadenti Con l'esempio del campo, che è la figura del nostro cuore che dobbiamo far crescere il seme della parola di Dio, se sei pigra sorella, se sei pigro fratello, il tuo cuore si riempie di spine e triboli. Ogni giorno scendi sempre di più. E arrivi che ti passa la voglia di vivere, la tua vita spirituale va in decomposizione, tu stesso senti nausea della vita stessa. Stai attenta, stai attento. Il Signore con espressioni vivide ci fa comprendere il pericolo che c'è. Non c'è nessuno che ci consiglia come ci consiglia Dio. A Dio sia la gloria, alleluia. Il verso 34 ci dice ancora di più, Signore aiutaci. Ci arriva addosso come un uomo armato e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato, cioè che sarai vinto, sarai vinta. Il nemico viene armato con le sue armi, ma Dio ci ha dato la sua armatura e noi quella dobbiamo usare. La parola di Dio ci aiuta, come ci sta aiutando in questo momento, per non cadere nella trappola della pigrizia. Infatti, in Efesini 6, 17, dice che dobbiamo curare la nostra mente con l'elmetto della fede. Prendete anche l'elmo della salvezza, che è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Vedi? Mentre noi leggiamo, meditiamo e conserviamo nel cuore la parola di Dio, porta esempi vividi che ci parlano per non farci cadere nella miseria spirituale. Per dire se tu non coltivi il tuo cuore. Il tuo cuore si riempie di tutto ciò che vedi, tutto ciò che senti. La nostra mente è attaccata di tutte le frattaglie che ci circondano e alla fine, ascoltiamo, lì, 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 ciò che c'è della parola di Dio nella nostra vita se ne esce fuori. Il diavolo questo vuole. Noi dobbiamo stare attenti. La parola di Dio è potente. In Ebrei 4.12 dice che la parola di Dio è una spada a due tagli che scende in profondità nel nostro cuore e lì va a fare l'operazione giusta che deve fare. Togli il male, fa crescere il bene. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace perché viene alimentata e fecondata dallo Spirito Santo nel nostro cuore più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetra fino al dividere dell'anima e dello spirito. Le giudure dalle midorla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando scende la parola del Signore dentro di noi, che cosa fa? Seleziona. Come fa il macellaio con il coltello? Toglie le ossa dalla carne fa la separazione. Così la parola di Dio quando scende dentro al nostro cuore dice questo è falso, questo è vero, questo è falso, questo è vero, togli questo, lascia questo. Perciò la parola di Dio cambia la nostra vita, perché lo Spirito Santo porta luce nei nostri sentimenti, ci porta a ragionare secondo Dio, perché la parola di Dio ci porta il pensiero di Dio. E la nostra vita viene cambiata. Se invece noi non gli diamo spazio, che cosa ci entra dentro? Tutte le frattaglie che ci circondano. Il telegiornale, la telecomunicazione, i chattamenti che facciamo, tutto resta lì. Poi ci sentiamo svuotati e abbandonati. Dobbiamo stare attenti. Perciò il Signore condanna. La pigrizia, perché come nel naturale la pigrizia ti porta alla miseria, così spiritualmente, che opera in profondità la parola di Dio nella nostra vita, separa il male in noi e ci serve per gli attacchi del nemico, per dire senza ragionarci sopra come fece Gesù, come Gesù ci insegna. Quando ci fa delle proposte di fare quello che dice lui, come fece con Gesù. Gesù ci ha lasciato un tracciato meraviglioso. In Matteo 4.9 ci sono tanti versi, però noi ne prendiamo qualcuno per consolidare quello che dice la parola di Dio. Tutte queste cose ti darò se tu ti prosti e mi adori perché lui fa sempre delle proposte dal fare quello che ci dice lui. Se noi siamo preparati e abbiamo la conoscenza della parola, diciamo no, sta scritto così. Io non faccio quello che dici tu, ma faccio quello che dice Dio nella, mia par nella sua parola. Leggiamo il verso 10. Tu puoi vincere così. Gesù gli disse: "Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adore il Signore e servi solo a lui, e così rispondiamo noi". Quando ci propone "Io ti arricchisco, ti faccio fare carriera", vedi tutti quegli indiavolati che ci sono nel Pentagono. Hollywood, tutti questi rapper che fanno canzoni per attirare la gente, vanno tutti lì, danno la loro anima a Satana e dicono che fanno carriera. Fanno carriera, ma poverini. Perdono l'anima loro. Perciò noi dobbiamo stare attenti. Quando noi ci manteniamo svegli nella conoscenza della parola del Signore, con la spada a due tagli tagliamo rettamente ciò che è male, come il macellaio taglia l'osso e resta la polpa. L'osso non ce lo possiamo mangiare, la polpa sì. In secondo Timoteo, Paolo dice al giovane Timoteo, e adesso lo dice a noi, a te e a me. Benedetto Siesi. Leggiamolo insieme. Secondo Timoteo 2, primo Timoteo, secondo Timoteo 2,15. Tuttavia, Secondo Timoteo 2:15. Sforzati, leggiamolo insieme. Secondo Timoteo 2:15. Qui c'è stato messo primo Timoteo in errore. Se si può aggiustare bene. <coughs> Secondo Timoteo 2:15. Signore, grazie, grazie, grazie. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che abbia di che non abbia di che vergognarsi, che tagli, <ride> Signore, grazie. Grazie, grazie, grazie. Che tagli rettamente la parola della verità. Bellissimo. Che tagli rettamente la parola della verità. Signore, grazie. Con la risposta giusta, al momento giusto, vuol dire tagliare, con la giusta interpretazione che il tutto sia armonizzato con gli altri versi della parola di Dio e non secondo me, perché molti leggono la Bibbia e la tagliano come gli dice il cuore. No, non può essere. Dobbiamo mettere insieme con saggezza divina, con l'aiuto dello Spirito Santo, dal non confonderci. Ti posso portare un esempio. San Pietro dice in un posto, siate sottomessi alle autorità. Poi dice, bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. Vedi, possiamo avere dei versi che se non li mettiamo al posto giusto, la parola giusta, al posto giusto e al momento giusto, creiamo confusione. Ora, se dobbiamo ubbidire alle autorità e ci vietano di predicare il Vangelo, noi che cosa dobbiamo fare? Obbedire alle autorità? No. Se abbiamo le carte in regola, che abbiamo chiesto il permesso sul comune, le regole dobbiamo seguirle, dobbiamo obbedire a Dio e non al guardiano, al vigile. Se invece con la macchina passiamo il semaforo rosso, dobbiamo ubbidire al vigile, perché il semaforo rosso non si passa. Perciò qui dice la parola del Signore di tagliare la verità così com'è, che sia nell'insieme tutta la parola del Signore tenendo conto che sia messo ogni cosa per l'edificazione secondo la parola di Dio. Prendi un falegname, quando compone un mobile taglia il legno giusto per incastrarlo al posto giusto. Ci sono mobili antichi del 600, del re. Del re questi, questi mobili classici che sono intagliati, Beh, vengono tutti da un tronco, però vengono così ben tagliati e confezionati, che fanno un modello, un comò, un tavolo, un armadio, perché sono tagliati come la legge del, del mestiere ordina. Così noi dobbiamo prendere l'intera Bibbia e che ogni interpretazione sia armonizzata con tutta la Bibbia. Allora, rileggiamo questo verso per cortesia, leggiamo gli ultimi due ricchi, come un operaio che non abbia di che vergognarsi che interpretiamo a modo nostro, che tagli rettamente la parola della verità. Con la risposta giusta, al momento giusto, con la giusta interpretazione, che il tutto sia armonizzato con altri versi della Bibbia e non secondo me, perché l'unica verità è la parola di Dio, ma noi la dobbiamo interpretare secondo Dio. Gesù dice in Giovanni 17, 17, e questo deve essere chiaro e deve avere la precedenza assoluta alla parola di Dio, santificali nella verità, separali man mano, santificare vuol dire essere separati per il santo, per Dio, santificali nella verità, separali, mettili da parte per la verità secondo la tua parola perché la tua parola è verità. Signore grazie. La formula di, pie, di Paolo funziona bene e quella la dobbiamo applicare nella nostra vita come abbiamo detto, per essere svegli spiritualmente, per far sì che gli occhi spirituali siano aperti. Paolo usò un metodo che noi... Lo dobbiamo imparare. Non è di Paolo soltanto. Gesù ci dice che dobbiamo sempre pregare, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Guardiamo Paolo nel capitolo 1, verso 16 dell'epistola agli Efesini. Dice, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Gloria sia resa a Dio. In Colossesi 1.3 leggiamo insieme. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Questi insegnamenti sono importanti. Io li applico nella mia vita per te ogni giorno. Per te che ascolti parole di vita, perché questi sono gli insegnamenti apostolici che ci dà e se vogliamo vedere la gloria di Dio che si manifesta nella sua Chiesa, dove Dio ci ha dato a curare, noi dobbiamo fare così. Io ogni giorno non mi sto vendendo che prego per te per dire chissà no. Sono, questi sono i principi biblici, non lo dico per venderti o per chiederti qualcosa, perché prego per te, no, perché o si fa così o se no non funziona, perché questi metodi sono biblici e noi dobbiamo applicarli nella nostra vita. In Filippesi 1.4, leggiamo ancora questa, questo che ci serve perché questo mantiene sveglio me, che non mi disperdo a fare altre cose perché devo seguire quello che Dio mi ha chiamato a fare, per tagliare la parola rettamente ed impegnarmi in prima persona per adempiere ciò che dice la scrittura. Leggiamo quest'altro verso. Filippesi 1:4. È sempre... In ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, sì, perché il vostro progresso spirituale che io vedo mi rallegra il cuore e a volte mi fa piacere di gioia nel vedere come il Signore opera. A Dio sia la gloria. Per noi dobbiamo pregare, per noi. E per il campo che il Signore ci ha affidato, perché Dio li guidi, perché Dio compia l'opera sua, perché Dio ci guida tutti insieme come corpo unico. Nel verso 6 dice che colui questo è un incoraggiamento per me e per te, ed abbiamo questa fiducia insieme. Che colui che ha cominciato in voi, in me, questa opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo, cioè quando Cristo ritorna. Alleluia. Perciò non dobbiamo dormire, ricordiamoci cosa abbiamo letto prima. In Primo Pietro 5,8. Leggiamolo così comprendiamo, resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Leggiamolo 8 e 9 così comprendiamo insieme come ci dobbiamo muovere. Fatti passare il sonno sarebbe piacere. Sorè, non dormire più spiritualmente. Fratello, non dormire. Quando hai tempo, impiegalo per pregare, per invocare il Signore per la sua Chiesa, per la Chiesa perseguitata, per l'opera di Dio, per i tuoi figli, per la Chiesa dove partecipi, per parole di vita. Non ci sprechiamo in cose che non servono a nulla, sprechiamo il nostro tempo inutilmente, perché il nemico questo è il suo mestiere, ma noi dobbiamo fare il nostro. Molti, molti si lamentano che fa il diavolo, il diavolo fa sempre il suo mestiere, noi dobbiamo fare il nostro. Leggiamo il verso 8, che cosa dice? Siate sobri. Vegliate il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Noi non dobbiamo stare coi denti in bocca e con le mani in mano, dobbiamo difenderci e noi come pastori dobbiamo difendere le pecore come faceva Davide, a tutti i costi dobbiamo cercare di strapparli dalle sue fauci. Signore grazie e attraverso la predicazione della parola e attraverso la preghiera questo è il modo che io ti posso aiutare. Non è che vengo lì dove sei tu e ti strappo dalle fauci del, del diavolo, del, del leone. Signore aiutaci. Leggiamo il verso 9 così comprendiamo. Signore resistetegli stando fermi nella fede. Il Signore dice così e io faccio così perché il Signore dice così, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. A volte noi pensiamo che qualcosa succede solo a noi. Quelli che camminano col Signore hanno le stesse difficoltà tue e se ti sposti da una nazione all'altra sarà la stessa cosa. Non c'è un posto dove puoi dire io, visto che qui c'è il diavolo, me ne vado nel Canada, me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado in Nuova Zelanda, lì all'altra parte. No, dovunque andiamo, noi dobbiamo saperli prendere le cose, perché le, le regole sono così anzi ti dirò di più giacomo dice che dobbiamo gioire perché servono per la nostra formazione sai i pugilati quando è che si allenano quelli che vanno a fare le olimpiadi non è che sempre si sentono gioiosi quando si esercitano però hanno scelto di fare quel tipo di sport. Noi abbiamo scelto di servire il Signore. Perciò dobbiamo affrontarle dal lato giusto. Guardiamo Giacomo come ci incoraggia. Giacomo 1.2 dice, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. <ride> Ce li fa vedere come parte della nostra formazione, come qualsiasi atleta. Leggiamo fino al verso 4. Ci fa vedere tutti i benefici che abbiamo. Quando resistiamo ci fortifichiamo, ci facciamo i muscoli, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Punto U. Leggiamo il verso 3. 4. E la costanza compia pieno l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Poi, se abbiamo bisogno di qualche altra cosa, nel verso 5 dice, c'è Dio, non vi preoccupate, leggiamolo insieme. C'è Dio che ci dà quello che ci manca. Poi se qualcuno, se quel qualcuno sei tu, manchi di saggezza, chiedila a Dio, chiediamola a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, non ci fa pesare che chissà che cosa come quelli che fanno un soldo di bene lo ripetono sempre, senza rinfacciare che te la dà gratuitamente. Vedi, se noi manteniamo la posizione, siamo proprio al posto giusto. Lo stesso che abbiamo letto abbiamo letto che il Signore ci preserva. Nel Salmo 127:1 27 7 121 7 chiedo scusa dice così signore il signore ti preserva da ogni male egli proteggerà l'anima tua questo è un piccolo salmo abbiamo anche il tempo di poterlo leggere leggiamo dall'1 al 7 Bellissimo, questo è un canto dei pellegrini, noi siamo pellegrini sulla terra <ride> e ci tratta bene il Signore, grazie a Dio. Alzo gli occhi verso i mondi, da dove mi verrà l'aiuto? La risposta è nel verso 2, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, però ciò non vuol dire che non devi guardare dove lo metti. Colui che ti protegge non sonnecchierà, lo spirito non dorme, neppure il nostro spirito dorme. Ecco, colui che protegge la sua Chiesa, i suoi, te e me, non sonnecchierà e non dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra quando fa caldo. Egli sta alla tua destra. Di giorno il Sole non ti colpirà. Porta le figure esterne, ma dentro fa ancora di più. Nella luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà la parte spirituale tua, l'anima tua. <ride> da ogni male sembra una richiesta per il tempo presente di ogni giorno, ma non è così. Da ogni male per sempre, leggiamo il verso 8, vuol dire... Per tutta l'eternità leggiamo il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri ora e sempre dice ora e sempre fino nell'eternità Giobbe in tutte le sue prove nel capitolo 10 verso 12 dice così che Dio aveva sotto il controllo anche il suo spirito. Mi hai concesso vita e grazia. Tu conosci la storia di Giobbe. La tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito, hushakamasan. Quest'uomo camminò con Dio. Fu visitato tante volte dalla potenza di Dio. Si manifestò la potenza su di lui e si manifestò la grazia di Dio su di lui. Fu favorito da Dio, ma lui favoriva Dio, serviva Dio con tutto il suo cuore. Attraversò le prove, ma fu benedetto. Dio sorvegliò sul suo spirito, sulla sua anima, sul suo corpo, sulla sua vita, nonostante tutte le prove. Però, come dice nel capitolo 1, verso 8, così restò tutti i giorni della sua vita. Anche allora c'era Satana. <ride> Vedi? Non è solo adesso, non è un Satana moderno che adesso c'è più, c'è di più, no. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Sai che il Signore ci vede singolarmente adesso mentre siamo insieme e dovunque ci muoviamo, lui ci guarda singolarmente. Sicuramente c'erano altri credenti al suo tempo, però Dio punta il dito verso questo, perché realmente Giobbe ama Dio con tutto il cuore. C'è un'impronta lasciata da Giobbe da molto tempo. Quando ho letto mi si è inculcato nel cuore che Giobbe ogni giorno... Per i suoi figli, faceva degli olocausti a Dio, diceva in cuor suo, forse loro peccano contro Dio nella loro gioventù, nel loro modo di agire. Allora lui faceva dei sacrifici per i figli, dicendo: Se hanno peccato, io faccio la mia parte per i miei figli. Questo verso, questa attitudine di questo uomo, mi ha parlato così profondamente. Ogni giorno, quando prego, non offro sacrifici per i miei figli, ma invoco il sangue di Cristo su di ognuno, dicendo, Signore, ti prego. Perdona ognuno di noi, perdona i miei figli e perdona me per quelle cose che non sono gradite nella tua vita. Te li presento uno per uno, a partire da me. Lavami col tuo sangue. Riempimi di Spirito Santo. Signore, ti presento uno per uno, a partire da me, Antonietta, mia moglie, Giovanna, Antonio, Rebecca, mia, i miei nipoti, Miriam. Jonathan, Matteo, Marco, Signore, lavaci col tuo sangue. Questo è il sacrificio che Dio ha messo per noi, non è il sacrificio che dobbiamo fare come Giobbe, quello era solo la figura. Stai pregando per i tuoi figli, offrendo il sacrificio di Cristo in loro favore se non l'hai fatto. Questo l'ho imparato da Giobbe. Lo Spirito Santo mi ha detto: Tu non puoi offrire sacrifici, ma Dio ha mandato il suo Figlio come sacrificio perfetto che purifica. Loro, chissà dove sono, non sono ancora rientrati. Se non sono rientrati, aspettiamo che tornano. La mattina non escono se non preghiamo e la sera non entrano, non vanno a dormire se non preghiamo. Ho imparato da Giobbe questo. Imitiamo i santi uomini di Dio, perché di Giobbe è detto, nel capitolo 1, verso 8, che l'occhio di Dio ce lo fa vedere come un campione di fede. Davanti a Satana dice, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e funga il male. Uff. Signore grazie, grazie, grazie. Noi quando leggiamo la parola del Signore ci sono dei suggerimenti, c'è una linea a guida di insegnamenti, di istruzioni, di precetti, di obblighi e di esempi che ci aiutano a muoverci in fede come Dio desidera. A Dio sia la gloria. Ma lui favoriva Dio con il suo cuore. E Dio gli concesse protezione. 10, 12. E molto di più. Leggiamo Giobbe 10, 12. Mi ha concesso vita e grazia. La tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito. Il Signore ti preserverà da ogni male e, ti pro e pro Egli proteggerà l'anima tua. Ora e sempre, anche oggi, il Signore ci ha dato direttive precise per vivere la nostra vita di fede piena di vigore se noi applichiamo ciò che dice la parola del Signore nella nostra vita. La Bibbia è come il libretto di manutenzione della macchina che tu tieni. Se tu fai i servizi come è scritto sul, sul libretto di manutenzione, la tua macchina regge bene, funziona bene, funzionerà molto a lungo. Così è la nostra vita. Quando ascolti la parola del Signore, prendi nota per quelle cose che ti servono per migliorare la tua vita spirituale, il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto di servire Dio. Il favore di Dio verso di te è il favore che tu esprimi verso Dio per volerlo. Piacere. Quest'uomo, oltre ai suoi guai che passò, anche la persona che gli stava più vicino, la sua moglie, gli disse: Nega Dio e muori. Ma lui restò saldo fino alla fine. Non abbiamo tempo di leggere, alla fine, Dio cosa fece. Ma forse lo possiamo leggere nel capitolo 42. Lo leggiamo insieme. Se questo non è un esempio, allora non abbiamo capito niente. Signore, aiutaci. Signore aiutaci. 42.12. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Vuoi vivere una vita che fino alla fine funziona? Ed egli ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille paia di buoi e mille asine. Ebbe pure sette figli e tre figli, figlie. Nel verso quindici dice «In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. Se fossi stato a quel tempo me ne sposavo una». E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Verso 17. Le difficoltà non gli fecero mai paura, perché Dio, lo stesso Dio che vuole preservare, preserva te e me. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua, ti guarderà sempre. A Dio sia la gloria. Nel Salmo 91 leggiamo che ci libera anche dalla peste. I primi tre versi li possiamo leggere. Parlano di nuovi virus, di mosche, mosconi, del Nilo, delle scimmie. Il Signore dice che Lui ci libera dalle... Leggiamolo. Salmo 91, 1 a 3. Lui ci libera da tutti gli insetti malefici che ci sono, ci libera da tutte le cose. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, tu sei il mio Dio. Vuoi dire insieme con me, Signore, tu sei il mio Dio oggi, io ti voglio come mio Dio, voglio servire e seguire te. Io sono il Dio in cui confido, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Dio in cui confido. E guardiamo il verso 3. Certo, egli ti libera, da qualsiasi laccio ti mette il nemico che non si vede per intrappolarti e dalla peste micidiale. Possono venire vir vi virus dove vogliono, da dove vogliono, attraverso le mosche, attraverso le scimmie, attraverso i serpenti, attraverso i chimici che li fanno, come quello del Covid-19, non mi fate dire di più. Il Signore ci libera da tutto. Facciamo del Signore il nostro rifugio e serviamolo come l'esempio di Giobbe e vedrai giorni meravigliosi col Signore. Vogliamo ringraziare Dio, preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare perché ancora oggi ci hai assicurato. Che tu sei la protezione totale di noi, della nostra vita, della nostra famiglia, di tutto quello che facciamo. Dacci grazia di poter essere fedeli a te, ora e sempre, anche noi. Lui ha detto che protegge noi ora e sempre. Noi vogliamo dire, Signore, ti voglio servire meglio ora e sempre, come controcambio. Ebbene, prendi nota dove abbiamo letto. Quei versi che ti hanno parlato, vai a leggerli che ti daranno luce nuova, forza e comprenderai cose che non hai compreso fino a questo momento. Il Signore ti preserverà da ogni male. Salmo 121,7, Giovanni 17, 15, 1 Pietro 5,8 8. Efesini 1, 18 e 19, Ebrei 7, 25, Proverbi 24, 33 e 34, Luca 8, 11, Proverbi 24, 30 e 34, Efesini 6, 17, Ebrei 4, 12, Matteo 4, 9 e 10, Secondo Timoteo 2, 15, Giovanni 17, 17, Efesini 1, 16, Colossesi 1, 3, Filippesi 1, 4, Filippesi 1, 6. Primo Pietro 5,9, Giacomo 1, 2 a 5, Salmo 121 da 1 a 8, Giobbe 10, 12, Giobbe 1.8. E così ci lasciamo e Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19:30 insieme a quattro pastori, servi del Signore, preghiamo per ognuno di loro. Presentiamoli al Signore. Se hai bisogno di una risposta da parte di Dio, prega il Signore che il Signore gli dia una parola per te. Se hai bisogno di un miracolo da parte di Dio, prega il Signore che mentre parlano il Signore possa compiere nella tua vita segni, prodigi e miracoli. Perché quando amministriamo la parola sotto l'unzione dello Spirito Santo, la parola di Dio compie segni, prodigi e miracoli. Ti voglio dire dove è scritto. Marco 16, 20. Quando noi come discepoli e servi del Signore amministriamo la parola così com'è, Dio onora la sua parola producendo... Ricchezza spirituale e risposte potenti. Leggiamolo insieme. Marco 16, 20. Gloria sia resa a Dio. Mi piace far esercitare i fratelli e le sorelle che stanno alla regia, così diventiamo pratici. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola, con i segni che l'accompagnavano. Alleluia, alleluia, alleluia. Ho detto mi piace far lavorare le sorelle e i fratelli alla regia. C'è una sorella che gli dico sempre, aiutami stamattina. Mi assisti stamattina, così fai pratica a cercare i versi e diamo un servizio eccellente ai fratelli che siete dall'altra parte, alle sorelle che siete dall'altra parte, così potete prendere nota e sapete che noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo crocifisso per noi, ma risuscitato per noi. E così facendo, Diamo chiarezza e molti sono quelli che beneficiano e noi ringraziamo Dio che vi possiamo dare informazioni di cosa dice la parola di Dio. Così ti facilitiamo da cercare quei versi che il Signore ti parla, li vai a cercare. Perciò mettiamo i versi sempre, che ti aiutano a capire dove li devi cercare. Servono per te. E se devi portare un'anima al Signore o per qualcuno che gli devi dare delle risposte, ti aiutiamo a saper rispondere secondo la parola di Dio. Così costruiamo la Chiesa di Cristo e perciò noi ci aspettiamo un grande risveglio, perché la parola fa da zoccolo duro per il risveglio, e lo Spirito Santo prende tutta la parola seminata. Manda una pioggia e germoglia e vediamo la nostra bella Italia come quando si semina il grano. Dopo 10-15 giorni vediamo che esce il seme come tanti chiodini, tutto verde che cambia. Così deve cambiare il nostro cuore, così deve cambiare la nostra Italia. Così devono cambiare tutti coloro che ascoltano la Sua parola attraverso questa opera. Noi ogni giorno preghiamo per vedere un grande raccolto per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, pace. Ci vediamo alle 19.30.